Sì, benvenuti, un caloroso benvenuto a tutti gli utenti, ai blogger, agli amici di voicomunicare.it, un'altra live chat, stavolta in compagnia di Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin, che saluto, benvenuto. Nice to be here. Piacere essere qui con voi. La rivoluzione energetica si lega a uomo e ambiente, un rapporto che spesso viene distratto da problemi più urgenti come la crisi economica. Come si può far capire che anche l'ambiente deve restare, deve essere, deve diventare una priorità? Questa prima e seconda rivoluzione industriale hanno portato a grosse emissioni di CO2 nell'atmosfera, quindi adesso abbiamo gli impatti del cambiamento climatico che è devastante. Adesso vediamo che calano anche le rese agricole per effetto delle inondazioni, ci sono appunto danni alle infrastrutture per effetto degli uragani e dei tifoni e quindi molto probabilmente avremo un aumento di 3 gradi della temperatura, e questo è ottimistico, anche soltanto se saranno 3 gradi di cambiamento nella temperatura del clima, ci riporterà al clima di 3 milioni di anni fa, del Pleistocene, quindi completamente diverso dal punto di vista della fauna, della flora come ambiente, per dare una prospettiva ai giovani che ci stanno guardando. Se appunto ci sarà un cambiamento di 2 o 3 gradi Celsius, è ottimista come previsione, praticamente ci sarà un'estinzione di almeno il 30% delle specie degli esseri viventi e quindi appunto ci saranno grossi problemi. Ogni volta che c'è stata una distruzione ci sono voluti milioni di anni per recuperare la realtà precedente, quindi non stiamo cogliendo l'opportunità, non stiamo combattendo l'estensione possibile della nostra specie, però siamo di fronte a questa possibilità. Quindi come fare in modo che la gente capisca il rapporto tra l'economia e l'ambiente è molto semplice, perché l'economia è semplicemente il nostro modo di utilizzare l'ambiente. Perché non crede nell'energia nucleare? E voglio che ascoltiate bene. Il grosso problema è che non abbiamo acqua a sufficienza. La Francia ha appunto il potere massimo nel settore nucleare. Sapete quanta acqua dolce viene utilizzata in Francia per il raffreddamento dei reattori nucleari? Il 40%, una volta che ritorna da questo tipo di raffrescamento, è inutilizzabile. Quindi, quando si inseriscono tutti i casi e si considerano tutte queste ipotesi, non può funzionare, è un aspetto di carattere politico e questo non può funzionare dal punto di vista commerciale. Quindi dirò a tutti quelli che ci ascoltano, io dubito che si riesca appunto a procedere. Lei prima ha parlato di alcuni esempi di social networking e ha anche utilizzato il paragone con internet per spiegare la condivisione energetica. Ci può spiegare di cosa si tratta? Qui con me oggi invece è un tipo di comunicazione elettronica distribuita, ossia chiunque può condividere da pari a pari un discorso con una fonte aperta, un open source a rete. Quindi questa rivoluzione distribuita della comunicazione comincia a convergere con un nuovo regime di energia distribuita, quindi con la comunicazione distribuita che organizza l'energia distribuita, si va verso una terza rivoluzione industriale che dovrebbe avere un grosso impatto sul XXI secolo, così come quella del XIX secolo ebbe sull'inizio del XX secolo. Qual è la più piccola azione che tutti possiamo compiere ogni giorno per essere d'aiuto al pianeta? Presupposto il fatto che ovviamente debbano essere i governi a dare la prima spinta. Questa è la domanda che ci arriva da Simone, da Parma. Che cosa dovrebbe fare quindi la singola persona? Domanda molto interessante. La causa primaria dei cambiamenti climatici sono gli edifici, perché utilizzano un terzo dell'energia e creano un terzo delle CO2, quindi dobbiamo cercare di sfruttare meglio l'energia e collegarli alla rete, appunto gli edifici, come abbiamo detto, perché producano indipendentemente l'energia. E un'altra causa è il trasporto, i treni, vari mezzi di trasporto, quindi con appunto dei veicoli ad idrogeno o elettrici, questo potrà
appunto cambiare. E poi vi è un'altra causa di cui non si parla, non si conosce neanche, ecco, la crisi che tutti devono affrontare, una potenziale estinzione della razza umana, ma non conosciamo neanche la terza causa. Praticamente è la produzione di carne, soprattutto di manzo. Attualmente la produzione di bestiame praticamente consuma il 65% dell'ossido nitrico e anche causa la maggior parte delle emissioni di CO2. Quindi la FAO ha fatto un rapporto e ho anche scritto appunto un libro, Ecocidio. E adesso ci troviamo in un momento in cui la comunità scientifica ha riconosciuto che questo appunto un problema per il mondo. 1,3 miliardi di capi di bestiame che assorbono appunto energia, e il 40% di tutto il terreno agricolo, il 40% di tutto il terreno agricolo nel mondo adesso viene utilizzato per far crescere i foraggi per il bestiame, e quindi praticamente è un sistema molto poco efficace, e i poveri non hanno accesso dall'altro lato al cibo perché è troppo costoso. Crede che in futuro ci saranno conflitti per poter accedere alle energie rinnovabili, e in generale come cambieranno i nostri rapporti? Or access. Well, I think there will be questions. For example, there's going to be a question between centralized wind and solar. Ci sarà appunto questo conflitto tra la centralizzazione e la democratizzazione delle fonti di energia. Ci sarà bisogno di entrambi. Il Parlamento europeo ha richiesto questo piano per la terza rivoluzione industriale. Di nuovo ci sono vari organi. Il Consiglio europeo ha richiesto un approccio distribuito alle fonti energetiche rinnovabili 2050. Non ci sarà un conflitto tra l'approccio distribuito, quello centralizzato, ma ci sarà un conflitto a livello della società civile. Le porto una domanda da Cristina, di Cristina da Milano. Come convincere gli ecoscettici, soprattutto in Italia, dei pericoli legati ai cambiamenti climatici? Ci sono persone che ancora negano il surriscaldamento del pianeta, magari soltanto dicendo abbiamo avuto una stagione invernale molto fredda. Pensiamo a Katrina, già appunto attualmente ci sono questi tipi di uragani potenti, e questi uragani appunto, i quattro che hanno colpito gli Stati Uniti, ci sono costati miliardi di dollari. Oppure l'Antartide viene considerata appunto nel 2001 si diceva che ci sarebbe stato uno scioglimento, ma già nel 2007 si vedevano appunto gli orsi polari che giravano appunto in mancanza di un ambiente adatto per la loro vita. Un'ultima domanda che arriva dalla rete: a che punto siamo con il progetto ITER, cioè con il progetto internazionale per la fusione controllata? Potrà essere la riuscita della fusione nucleare controllata l'evento che darà avvio alla terza rivoluzione? Abbiamo parlato della fusione nucleare da tempo, ma non è ancora appunto una realtà. Forse sì, ma non li possiamo vedere come una realtà oggi. Adesso ci sono delle tecnologie di energia rinnovabile che sono in scala, dovremmo focalizzarci su queste. Sono già qui, sono una realtà, c'è una tecnologia di internet che può sfruttare questa energia distribuita, quindi non è una realtà la fusione nucleare.